Per chi non mi conosce, sono Paolo Pisino, fondatore del sito iltradingpertutti.com, 10 anni che svolgo questa attività. E vi invito a iscrivervi alla newsletter, in quanto riceverete un corso completamente gratuito distribuito in 8 moduli, dove imparerete già a fare trading, quindi avere basi solide per poter poi decidere se operare nel trading oppure no. E non parlo del solito ebook, del corsino da un'ora, ma un vero e proprio corso completamente gratuito, dove conoscerete tutto ciò che serve per imparare a gestire il proprio denaro, fino alle prime tecniche di analisi ciclica. Quindi è davvero un corso super completo, un corso che in realtà dovrei fare pagare se fossi commercialmente un pochettino più sveglio. Invece, in realtà, da quel punto di vista, al momento sono un po' indietro. Voglio subito farvi vedere una cosa. Sapete che la mia caratteristica è il diario live. Cliccando su questo banner finite direttamente su il mio diario live. Devo assolutamente farvi vedere questa cosa. C'è un problema con il diario. Tra venerdì sera, dopo la chiusura, ed oggi sono passato dal 56% al 24,43%. Infatti, vedete che sotto è rimasto sostanzialmente invariato. Si è sballato tutto il diario a partire dal vecchio, dal 2015. Fino ad oggi, per chi mi segue da tanto tempo, si ricorderà che nel 2015 ho avuto un 5% ad agosto, un 22% a settembre, un 27% a ottobre, più del 10% a novembre e avevo chiuso, se non sbaglio, tipo all'1%, una sciocchezza, il mese di dicembre. Idem per quanto riguarda i mesi del 2016, dove i mesi in profitto sono stati più alti, i mesi in negativo sono stati leggermente meno in negativo. Non so cosa sia successo, ho mandato 4 mail a MyFX Book, mi hanno risposto oggi pomeriggio dicendo che hanno girato la mia mail all'ufficio tecnico. Per chi mi segue da questi giorni, ricordate che vi continuavo a dire che sono partito da circa il 46% di settimana scorsa perché erano state le 2 precedenti settimane negative. Poi abbiamo preso tutto un filotto praticamente dal 15 di marzo, un filotto di posizioni in profitto. Bene, venerdì è impazzito. Con la chiusura sostanzialmente del gold è andato fuori di testa, ha iniziato a portarmi via percentuale. L'ultimo negativo l'ho avuto oggi, veramente oggi pomeriggio, che è un paradosso. Alle 5:30 del pomeriggio ero online con un collega e ho detto: porca miseria, mi hanno tolto un altro 10%, perché oggi almeno ero al 36%. Adesso sono sceso al 24%. Proviamo magari a fare un refresh, vedere se succede qualcosa. Niente, per adesso è fermo lì. Quindi, prima di evitare che poi ci siano i soliti e simpaticoni che vadano a fare commenti stupidi in giro per il web, metto subito le mani avanti. Mi auguro che da qui a già domani, mi auguro a qualche giorno, venga risistemato tutto, perché è assurda questa cosa qui. Ogni operazione che chiudo in profitto me la vedo andare assolutamente in perdita. Tra l'altro si aggiorna quando vuole lui, quindi ci sono veramente un po' di casini con questo diario di questi giorni. Per non fare perdere tempo, velocemente il perché io continuo sempre a condividere la mia operatività, perché mi comporto come se fosse nei paesi anglosassoni, dove per poter condividere la propria operatività e insegnare la propria esperienza è praticamente intrinseco fare vedere un diario di trading, non come in Italia, dove si privilegiano come si dice, i fantastici sostanzialmente, perché quelli sono i fantastici. Fantastiche operazioni chiuse in profitto senza mai vedere un diario, e chi ha un diario di trading di 2 anni viene, diciamo, considerato meno da chi mostra il diario normalmente in demo di 1 mese con il 450% di profitto. Io lavoro in maniera un pochettino differente, quindi assolutamente tengo fede a quella che è di operare. Micidiale, AUD USD deve aver aperto con un gap pazzesco perché ci ha chiuso in stop loss istantaneo, ma con che gap ha aperto? Scusate che voglio andare a vedere. AUD USD, era un'operazione intraday. No, questa è la candela dell'altro giorno. Ah, qui non mi ha ancora aperto, mi sa, porca miseria. Vabbè, partiamo con le nostre analisi, però qui con il mercato inchiodato naturalmente mi viene fuori un po' di casino. È che sull'altra piattaforma non ho assolutamente il, come si dice,
gli indicatori montati su, vabbè, partiamo da qua. Lasciamo stare i gap che si saranno sicuramente formati. Comunque, allora, Euro USD, abbiamo tracciato il ciclo settimana scorsa e si vede che lo sta sicuramente seguendo bene. Siamo nella fase finale, secondo me, di questo ciclo a 80 giorni, quindi ci sta in caso chiaramente di breccata di livelli di prezzo di poter andare a cercare posizioni al ribasso con la rottura di 1,0794 a favore di ciclo, perché lo si vede. Ups, devo accendere la lavagna. Lo si vede, siamo nella fase conclusiva di questo ciclo, vediamo se me lo fa giusto, ok, quindi di questa parte di ciclo, che poi essendo il ciclo principale da 80 è un ciclo da 20 giorni, perché lo dividiamo naturalmente in cicli, in questo caso da 20 giorni, ok, e quindi ci sta in caso di breakout del livello 1,07 e 58 andare a cercare operazioni al ribasso. Favore di ciclo, operazione al rialzo non di certo a favore di ciclo, potremmo andare a cercare quella rottura di 1,0825 GBP USD. Per quanto riguarda GBP USD, sta seguendo perfettamente la ciclica. Infatti, andremo in questi giorni. Adesso non ho visto come è aperto, dovrebbe aver aperto con un gap al rialzo il dollaro. Se non sbaglio, e andremo a cercare molto probabilmente in delle operazioni al ribasso. Buonasera, intanto a chi mi ha. A chi mi ha salutato, un bel livello per poter cercare operazioni, per essere un po' più sul tranquilli andanti, sarà sicuramente aspettare la rottura di 1,2375 per quanto riguarda un'operatività naturalmente daily, un po' più lunga, anche se siamo vicini a quello che potrebbe essere la fase di piccolo ritracciamento del ciclo che si dovrebbe venire a verificare intorno al 29 di marzo. Lo vediamo, è molto pericoloso. E prendere un'operazione long short qui, perché abbiamo pochi giorni per poter andare al ribasso, anche se comunque il trend di fondo a mio avviso rimane ancora ciclicamente parlando ribassista, però da un punto di vista grafico è perfettamente evidente. Togliamo un attimo ciclo futuro linea di demarcazione, che comunque il mercato è in assoluta lateralità, quindi davvero tanta attenzione, perché trend vero e proprio non ce n'è. Ricordiamoci che il 29 è importantissimo. Ci sarà l'avvio ufficiale del processo di fuoriuscita da parte della Gran Bretagna dall'Unione Europea. Quindi tanta, tanta attenzione, perché il rischio di prenderselo, ecco che è partita anche questa piattaforma, si è decisa, il rischio di prendere diciamo, una botta sicuramente non è affatto improbabile. Porca miseria, che gap che ha avuto! Gap, ah no, Fantozzi. Avevo lo stop loss esattamente, ma esattamente dove mi ha colpito. Perché avevamo lo stop loss AUD USD, la dovevo chiudere a 0,7638 e ha battuto di massimo 0,7634. Quindi lo spread, allargamento dello spread, mi è andato praticamente a prendere lo stop loss. Ma porca miseria. E vabbè, amen. Infatti, nella piattaforma di Ava con lo spread fisso, lì non ho avuto lo stop loss, perché lo spread lì non si allarga. E quindi lì non mi ha preso lo. Ops, ho detto il nome del broker. Sto che era cancellarlo, se no non verrà pubblicato. USD Yen. Allora, per quanto riguarda USD Yen, quindi no, GBP USD, scusate, mi rimane l'operatività al rialzo. Beh, l'operatività al rialzo. Abbiamo due opportunità: o questo livello di resistenza 1,2571, che però, come potete vedere, ha il problema di essere stato rotto un sacco di volte, quindi abbiamo, bah, possiamo chiamarli sia falsi breakout, che in realtà invece, più che falsi breakout, è proprio un altro livello. Quindi sì, mi piace 1,2572 USD Yen. USD Yen, noi siamo ancora alla ricerca di questo benedetto inizio del nuovo ciclo al rialzo. Quanto mi girano le scatole a vedere queste cose. Vabbè, fa parte purtroppo del lavoro. Adesso scenderà, scende, esatto, ho preso uno stop gratuito che scende. Comunque siamo alla ricerca di questa continua diciamo ripartenza di questo ciclo a 74 giorni complessivo, quindi la ripartenza del ciclo che possiamo vedere qui a 20 giorni al rialzo. Per me è un bel livello per cercare operazioni al rialzo, sarà la rottura di 111,51. In realtà siamo già entrati short in settimana, abbiamo chiuso a break-even perché si è fatto i suoi quasi 40 pip al rialzo, poi di botto è sceso di oltre 100. Per fortuna avevamo già messo a pari, perché non mi fidavo, e questo per fortuna. Non avremmo preso lo stop, che era molto, molto più lontano,
dei minimi che ha fatto, però ci saremmo, cioè non mi piace vedere una posizione che da un profitto va praticamente verso lo stop loss assolutamente. Vediamo, io rimango ancora assolutamente rialzista su USDM, purtroppo si è allontanato molto dalla futura linea di marcazione, quindi ci sta che tutta questa fase qui me la andrò a perdere, probabilmente fa niente, al limite prenderò poi la parte di discesa. Comunque, da un punto di vista dei livelli, 111 e 51 può essere un bel livello per cercare operazioni a rialzo, anzi 111,52, invece per operazioni a ribasso le andrei a valutare a questo punto con la rottura del supporto che vediamo qua di 110,17. Euro GBP vedete che anche ha seguito molto bene la cicla, che qua in realtà ha un po' anticipato la fase di discesa, quindi inizia a venire il dubbio che questo ciclo qua sarà più corto rispetto al ciclo precedente di 70 giorni, oppure addirittura sarà più lungo, quindi potrebbe diventare un ciclo tipico da 80 giorni, allora ecco che saremmo più o meno corretti. Tutto starà a vedere quando il prezzo romperà la futura linea di marcazione. Nel momento in cui andrà a rompere la futura linea di marcazione, allora avrà una conferma, che questo qui sarà un minimo ciclico, e starò a vedere se andrà a seguire questa forma ciclica, quindi un ciclo da 60 giorni, futura linea di marcazione da 15 giorni naturalmente. Da un punto di vista di livelli orizzontali, diamo una riduzione dello zoom. Direi che si possono cercare operazioni a rialzo per quanto riguarda Euro GBP con la rottura di 0,8728. E invece operazione a ribasso, però sono un po' contro da un punto di vista dell'analisi ciclica, con la rottura di 0,8628. Il DAX è... Allora, bisogna fare un po' di ragionamenti. Sui cicli superiori, quindi cicli a 80 settimane e cicli a 2 anni sostanzialmente, siamo... Allora, innanzitutto si vede la regolarità dei cicli, ok? Sono tutti cicli indicativamente intorno agli 80 giorni. Questo è leggermente più stretto, questo invece... mi sembra ancora più o meno un'ottantina di giorni se prendiamo questi minimi qua. In realtà ci sarebbe anche questo di minimo da poter eventualmente valutare. A me piace mantenerlo comunque in questa maniera. Tanto appunto, come sempre, la futura linea di marcazione è lei che mi darà idea se un picco ciclico si è verificato, se un nuovo minimo ciclico, quindi l'inizio, la fine e l'inizio di un ciclo nuovo, si sono venuti a verificare. Da un punto di vista ciclico potremmo assistere a una fase di storno fino grosso modo al 16 di aprile, però non possiamo assolutamente non tenere conto del trend. Il trend è assolutamente al rialzo, quindi anche il trend ciclico è al rialzo, vuol dire che questa fase ciclica potrebbe assolutamente continuare rialzista, anche se qui abbiamo debolezza. Se comunque i compratori sono più forti, avremo sempre una leggera salita o un po' di stallo, quindi una fase di lateralità, anziché diciamo la fase di debolezza, quindi di discesa da un punto di vista ciclico. Io farei davvero tanta attenzione, e se andiamo su il daily, per questo che dico faremo tanta attenzione, perché il daily, i cicli da circa 100, da 100 giorni ho identificato grosso modo come cicli, perché se mi avvicino agli 80 non ci sto proprio dentro, non riesco proprio a farlo un ciclo da 80, anche se così in realtà potrebbe anche avere la forma corretta, il ciclo da 80. In questo caso, comunque, lo vedete, abbiamo una fase di debolezza, quindi di possibile ribasso. Farei attenzione, un livello potrebbe essere 11.899 per cercare operazioni short. E invece un livello per cercare operazioni al rialzo perché non va? Mi chiedo scusa. Ma che cavolo è successo? Scusate, mi si è impallato tutto. Ok. Invece un livello per cercare operazioni a rialzo, sempre su chiaramente il DAX, potrebbe essere 12.469. Ok. Per quanto riguarda invece il gold,
Gold è assolutamente, vedete, il trend è rialzista. Noi abbiamo chiuso l'operazione aperta a circa 12, 1208, abbiamo chiuso poco prima della sua fase di discesa, perché eravamo arrivati praticamente al limite, quindi eravamo arrivati nella fase di piccola correzione che c'è stata. Ovviamente, da un punto di vista del trend, io mi aspetto ancora una possibilità di andare al rialzo, che non prenderò perché prenderò poi, andrò alla ricerca di operazioni al ribasso, poi verso la fine del mese di marzo, quindi fra un paio di giorni, se il prezzo chiaramente arriverà e rispetterà l'analisi ciclica. Da un punto di vista dei prezzi, quindi delle linee di prezzo, direi che una sorta di, diciamo, di confine rimane il livello 1244,46, dove potremmo andare alla ricerca sia di operazione a ribasso che di operazione a rialzo sostanzialmente, perché vedete che è proprio qua che si gioca la partita del gold praticamente, e lo si vede che è un livello davvero molto interessante. In realtà un ribasso si potrebbe andarlo a prendere qua, quindi possiamo fare così che forse è ancora meglio. Direi operazioni al ribasso con la rottura del gold di 1233,08, e invece le operazioni a rialzo naturalmente bisognerà aspettare. A questo punto aspettiamo semplicemente la rottura dei massimi di 1253,77, anche se il pericolo che il prezzo si fermi poi a 1265 è davvero altissimo, cioè scusatemi, 1264,70 è davvero altissimo come pericolo. Quindi il Golden Daily io farei davvero tanta attenzione, aspetterei piuttosto, vi direi aspettate un paio di giorni per cercare eventualmente operazioni al ribasso, poi intorno al 28 di marzo, quando avremo la probabile diciamo possibilità di cercare operazioni a ribasso un pochettino più sostenute, un pochettino più sicure. Però ripeto, livelli si proprio se vogliono prendere 1244,46 per uno short, successivamente 1233,08, quindi 1233,08 e 1244,46 per lo short. Invece il long lo andrei a prendere con la rottura di 1253,77. Però ripeto, facendo massima attenzione al livello successivo di 1263 e 69. Infine andiamo a vedere il crude oil. Petrolio, dopo lo scivolone che c'è stato praticamente dalla prima settimana, seconda settimana di marzo, che ha visto appunto il petrolio scendere da questa fase di lateralità che era 52-56 al barile fino al minimo di 47,03, ha provato a risalire, ha fatto un nuovo minimo, ha riprovato. Sta riprovando a salire. Io rimango rialzista con il petrolio. La candela di chiusura di venerdì, quello c'è, cioè sostanzialmente, non dico detto, però lasciato intuire quantomeno la possibilità di un'ulteriore ripresa del trend al rialzo, perché non dimentichiamoci che il trend di fondo è assolutamente al rialzo, con cicli che grosso modo sono da un 90 giorni, un giorno più, giorno meno, anche un pelo meno. Mentre qui l'ho già allungato il ciclo, perché in realtà il ciclo che a me piaceva di più, che era da 92 giorni, è stato abbondantemente superato, perché era teoricamente da queste parti che si doveva venire a formare il nuovo minimo ciclico. Mantenendo comunque i cicli da 92 giorni, vedete che stiamo per breccare la futura linea di demarcazione a 23 giorni, ed sarà questa che mi darà conferma di questi due qua come nuovi minimi. In questo caso sono praticamente identici, quindi poco cambia. Io il ciclo andrò a creare così, quindi la breccata mi darà appunto conferma qua del nuovo minimo, e andrò alla ricerca chiaramente di operazioni che, da un punto di vista di livello, a mio avviso si potrebbero andare a prendere con la rottura di 49,07 come short, e invece come scusatemi, come long. E invece operazione a ribasso le andrei a cercare con la rottura di 46,81. Vedremo poi settimana prossima come si saranno comportati praticamente i prezzi, se saranno stati conformi alla previsione ciclica oppure no. Perfetto, ragazzi, io vi do appuntamento domani mattina, come sempre, alle 9 per i livelli intraday. Vi auguro una buona notte e una buona settimana di trading. Ciao a tutti quanti, buonanotte.